Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio Modestino De Cicco di Prato La Serra. 14ª giornata del campionato nazionale Under 16, riservato alle società di Serie A e di Serie B, raggruppamento C, sono di fronte alle due squadre campane dell'Avellino e del Benevento. Passiamo subito alla lettura delle formazioni. L'Avellino Under 16 schiera Bellarosa tra i pali numero 1, numero 2 Viscovo, 3 Lupoli, 4 Minchella, 5 Trani, 6 Vertola, 7 Gambino, 8 Maiello, 9 Zerlenga, 10 Maresca e 11 Conte. In panchina Esposito, Vecchione, Lecce, Di Martino, Senese, Battimelli, Fortunato e Calvanico. Il Benevento risponde con Romano, estremo difensore numero 1, numero 2 Minichino, 3 Solimeno, 4 Alfieri, 5 Montanino, 6 Ciaravolo, 7 Delli Curti, 8 De Rosa, 9 Delli Carpini, 10 Garofalo, 11 Pietro Luongo. In panchina Guerra, Bocchetti, Esposito, Andreozzi, Architravo, Tortora, Coccia, Romanelli e Ferraro. L'Avellino è allenato dal signor Gabriele Omobono. Alla guida tecnica del Benevento Under 16 c'è invece Formisano. Dirige il match il signor Gianluca Grasso, appartenente alla sezione di Ariano Irpino, coadiuvato dai signori Gino Passaro di Salerno e Stefano De Pascale, appartenente alla sezione di Nocera Inferiore. Tutto pronto per l'inizio del match, la panoramica delle nostre telecamere. I guardaline sono agli ultimi controlli, alle ultime formalità di rito. Il calcio d'inizio sarà battuto dall'Avellino, che nel corso di questi primi 40 minuti attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. L'Avellino che è reduce dalla bella vittoria interna contro l'Ascoli per 2-1. Il Benevento, prima della sosta natalizia, ha impattato in casa del Napoli per 3-3. Partiti proprio in questo momento, derby campano dunque tra Avellino e Benevento, match valido per la 14ª giornata del campionato nazionale Under 16, girone A, girone B e girone C, i tre gironi che compongono il campionato nazionale Under 16, Avellino e Benevento sono incluse nel raggruppamento C ed è anche la prima giornata di ritorno. Il disimpegno del Benevento, piuttosto articolato, Romano, che serve sulla sinistra Solimeno, avanza il calciatore beneventano, alla fine serve un compagno, avanza a piccoli passi la formazione sannita, Montanino, lo scatto di Ciaravolo, lancio in avanti di Ciaravolo, palla che si spegne in favo laterale, la rimessa biancoverde sarà battuta da Lupoli, con le mani il biondo difensore è pronto a rimettere la sfera sul rettangolo di gioco. Appoggio per Gambino, tiene palla Gambino nei pressi della riga laterale. L'ultimo tocco è di un beneventano, altra rimessa laterale in favore dei padroni di casa. È sempre Lupoli a rimettere la palla in gioco, stavolta all'indirizzo di Conte che però viene anticipato. Benevento riparte da Romano. L'appoggio corto per Montanino. Tutti gli effettivi in distinta sono nati nella classe 2002. Delli Carpini sbaglia il Benevento, prova ad approfittare della formazione di Gabriele Omobono. L'anticipo in corsa del numero 7 delle Curti, rimessa laterale in favore della squadra biancoverde. Intanto il numero 10 avellinese Maresca si reca nei pressi della panchina bianco-verde, evidentemente qualcosa non va nella divisa da lui indossata quest'oggi, completo verde per l'Avellino, giallo-rosso per il Benevento, dunque in campo le due squadre, questo derby campano tra Irpini e Sanniti, conservano i colori tradizionali. Calcio d'angolo per l'Avellino dopo 2 minuti di gioco con la battuta del corner, anticipato Lupoli, la solita proiezione offensiva, non riesce nel dribbling Zerlenga, prova a ripartire il Benevento, tocca male Delli Carpini, si arrabbia mister Formisano, rimessa laterale ancora in favore dell'Avellino che ha iniziato con buon piglio questa partita.
Maiello, fallo laterale, stavolta ad appannaggio del Benevento. Non riesce a sfondare agli uomini di Omobono. Può reimpostare la squadra giallorossa. Il lancio in avanti del pallone. La sfera scavalca il numero 6, Vertola. Però è pronto nelle retrovie. Bella Rosa a far su il pallone. Sbaglia Ravellino. L'anticipo di un calciatore bianco-verde che innesca in qualche modo Gambino. Lo scambio con Minchella, palla in aria. Ha provato a svettare il numero 9 Zerlenga, ma è terminato in fuorigioco. Calcio di punizione per il Benevento. Trani. Appoggio all'indietro per il... chiedo scusa, Montanino. Appoggio all'indietro per Romano. Il controllo di Vertola, così così. La sfera che salza a campanile, nel cerchio di centrocampo va di testa De Rosa. Il movimento di Deli Carpini, tiene palla l'attaccante del Benevento, inseguito dal numero 10 Maresca, che non commette fallo. Ancora Benevento in possesso palla. Dalla distanza Garofalo ci prova, il tuffo plastico di Bella Rosa. Insomma, la carica Garofalo. Ci sarà rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione giallorossa. La prima conclusione verso lo specchio della porta è di marca beneventana, ci ha provato Garofalo. Il suo destro è stato respinto in tuffo da Bella Rosa. Palla ancora in aria bianco-verde. Benevento che tira le corde l'Avellino. Insiste la formazione di Formisano. Il cross sul versante opposto va a colpire di testa. Il calciatore beneventano, deve trattarsi di Pietro Luongo, che cade male al suolo, si è rialzato dolorante. L'allungo di Maresca a beneficio di un compagno. Sbaglia l'Avellino, riparte Benevento con Dele Curti. Il pallone non filtra, è pronto a raccoglierlo Gambino. L'apertura di Gambino sulla destra completamente errata, per poco non combina un guaio Solimeno, è uscito lui stesso a rimediare. Ottima la sovrapposizione giallorossa. Lupoli ferma l'avversario proteso nell'avanzata. Allungo di Maresca. Zerlenga il palleggio, fermato pure Zerlenga. E con calma Romano può far ripartire i suoi. È il quinto della prima frazione di gioco, 0-0 tra Avellino e Benevento. Deli Carpini, ancora l'attaccante del Benevento che ci prova dalla distanza. Palla abbondantemente a lato. Nessun problema per Bella Rosa, il quale si appresterà alla rimessa dal fondo. Palla per Lupoli. Ha rischiato in quel passaggio. Lupoli sbaglia l'Avellino. Lupoli in qualche modo rimedia l'errore del compagno, poi allontana Trani. Si è assunto qualche rischio Bella Rosa nel servire il compagno, perché Deli Carpini non era lontanissimo dal pallone, dalla scia disegnata dalla sfera. Ora Gambino, ancora Gambino, fermato, deve chiudersi in un imbuto il numero 7. L'altro numero 7, Dele Curti, pallone filtra, lo scambio con Alfieri, Dele Curti. Una serie di passaggi da parte dei beneventani che creano qualche difficoltà agli avellinesi, che comunque riescono a guadagnare la rimessa laterale. È pronto a battere il numero 2 Viscovo. Appoggio per Gambino. Alle sue spalle Viscovo, il cross di Gambino da fermo, anticipato da Solimeno in area di rigore Zerlenga. L'Avellino che resta in zona d'attacco, sesto del primo tempo. Ci riprova la formazione di Gabriele Omobono, reduce al giro di boa dalla vittoria interna contro l'Ascoli per 2-1, una partita che ha segnato anche l'ultima gara ufficiale del 2017. Rimessa laterale battuta dalla formazione irpina con Viscovo, il colpo di testa non riesce allo scambio ravvicinato con il compagno. Stavolta rimessa laterale è per il Benevento. Appoggio indietro per Romano.
allarga sulla sinistra per Solimeno, lancio in avanti di Solimeno, colpo di testa di Lupoli che sarebbe però un avversario. Sulla sinistra agisce il Benevento, la respinta di Trani, palla spedita in faro laterale. Solimeno va a raccogliere la sfera, nelle sue vicinanze c'è Pietrolungo ma serve Garofalo. Ecco Pietrolungo, non riesce il dribbling al numero 11 del Benevento, gli ruba palla a Maiello. Alla fine la sfera finisce in faro laterale. È pronto Lupoli, schierato sul versante basso di destra, da Omobono a mettere la palla in gioco. Maresca cambia gioco, il capitano biancoverde, il controllo di Viscovo. Minchella non riesce il passaggio in profondità, ha capito tutto il numero 6 Ciaravolo. Ora il Benevento, De Rosa, Solimeno, sbaglia Solimeno, prova a ripartire l'Avellino, lo scatto di Zerlenga inseguito da Ciaravolo, l'ultimo tocco è del numero 6 giallorosso, calcio d'angolo per l'Avellino, ottavo del primo tempo, non si sblocca lo 0-0 di partenza. L'unica occasione degna di essere annotata sul taccuino è la conclusione di Garofalo nei primi minuti del match, che ha costretto la respinta a Bellarosa. Poi solo potenziali opportunità. Calcio d'angolo battuto dalla destra da Maresca, se la cava la difesa biancoverde. Avellino che rimane in zona d'attacco. Rimessa laterale in favore della squadra erpina, il cross di Viscovo, palla al centro dell'area che viene allontanata dalle maglie giallorosse. Il guizzo di Trani dalla distanza ci prova Maresca, la conclusione è totalmente innocua, imprecisa. Con calma Romano va a raccogliere il pallone ed è pronto a rimettere la sfera in gioco. Il movimento di Menichino, anzi Montanino. Ciaravolo, Solimeno, lo scambio ravvicinato con Ciaravolo, pallone percorre metri, ottimo lo sganciamento di Garofalo, alza la testa Garofalo, ci prova dalla distanza, palla alta, conclusione di destro del centrocampista di mister Formisano. La palla si è alzata progressivamente ben oltre la trasversale della porta difesa dalla velinese Bellarosa. Lupoli, lancio di destro di Lupoli, palla respinta, e la palla ritorna al portiere Bellarosa. Un po' indeciso, alla fine si decide a servire il vicino Trani, l'appoggio per Lupoli, chiede palla a capitan Maresca, viene ignorato, anticipato Zerling nel tentativo di pervenire sulla sfera. Romano temporeggia, riparte il Benevento e Ciaravolo in azione. Delli Carpini, ancora Delli Carpini, riesce a mantenere con un giorno di gambe il possesso del pallone, viene messo giù in maniera irregolare, richiamo verbale per il numero 10 Maresca, ha rischiato il giallo il capitano dell'Avellino. Punizione per il Benevento a pochissimi metri dalla panchina biancoverde. Alfieri, passaggio laterale per un compagno, anticipato Pietrolungo, se la cava Vertola venendo fuori da una situazione piuttosto complicata. In due vanno a saltare, quasi si ostacolano, trattasi di Minchella e Vertola. Il Benevento rimane in avanti con De Rosa dalla sinistra. De Rosa affrontato da Lupoli e Maresca. L'ultimo tocco è di Lupoli, calcio d'angolo per il Benevento. Batterà il numero 10 Garofalo. Siamo al 12° della prima frazione di gioco. Siamo ad un quarto di frazione
E con la battuta del calcio d'angolo, l'uscita bassa di pugni di Bellarosa ad allontanare il pallone, poi prova ad alimentare l'azione Ciaravolo. Combina male Ciaravolo. E rimessa dal fondo per l'Avellino. Osservate come Delle Curti sia già pronto nell'azione di disturbo all'avversario. Rimessa laterale in favore della squadra avellinese. È pronto con le mani Viscovo, ancora Viscovo che ha ricevuto dal numero 7 Gambino. Lotta Gambino, vi invia ad Alfieri, ancora Gambino, attende rinforzi, porta palla il numero 7, viene fermato, trovato un muro dinanzi a sé, si rifugia in fallo laterale Vertola. È pronto Menichino ad andare alla rimessa laterale, attende Compagni. Menichino, che è anche tra l'altro il capitano della formazione beneventana, vuole Compagni vicino a sé, serve il numero 8 Delle Curti. Ciaravolo, Solimeno, palla ancora per Ciaravolo, tenta il dribbling Conte, evitato, commette fallo tra l'altro Conte, calcio di punizione, riparte il team giallorosso con De Rosa. Sempre Benevento, movimento di De Rosa, palla spedita in fallo laterale, rimessa con le mani per le streghe, pallone rimbalza, ecco Vertola, abbiamo la visuale ostruita da qualche tifoso che segue il match all'impiedi. Messa laterale in zona d'attacco per la squadra giallorossa, il pallone filtra, è stata probabilmente commessa un'irregolarità, no, c'è rimessa laterale in favore dell'Avellino che può ripartire. Attenzione al movimento di Conte che viene anticipato da Menichino, un netto vantaggio sull'avversario, retropassaggio beneficio di Romano, il fraseggio corto che vede Ciaravolo impostare Montanino, la sottraga di Montanino, il colpo di tacco di Deli Carpini per Menichino, ancora il capitano beneventano che deve vedersela con Gambino, rimessa laterale ancora in favore dei giallorossi allenati da mister Formisano, che giungono in spinia da quarti in classifica a 21 punti a pari merito con il Perugia. L'Avellino invece occupa la sesta posizione con 18 punti in coabitazione con il Palermo. Il sombrero provato da Delle Curti, ancora Delle Curti che prova con il tacco a scavalcare l'avversario che non ha boccato il gesto del calciatore giallorosso. Maresca, gioco di sponda di Zerlenga. Maiello, ancora Maiello, serve nel cerchio di centrocampo Minchella, apertura sulla sinistra precisa per Gambino, alla fine si è trascinato il pallone in fallo laterale, vana la corsa verso l'area avversaria del numero 7 biancoverde. Intanto c'è rimessa laterale per il Benevento. Osservate come Conte richiami l'attenzione dei suoi compagni, raccomanda alla sua squadra di salire e di pressare gli avversari. Intanto Alfieri sul pallone, Alfieri che si sbraccia con l'avversario, quasi una manata quella del numero 4 che tra l'altro gioca con una vistosa bendatura alla mano destra. 17esimo della prima frazione di gioco, non si schioda lo 0-0. Attenzione a Garofalo, sulla destra riceve palla
il numero, se non andiamo errati, il numero 7 delle Curti, ci scusiamo per qualche imprecisione, ma abbiamo, come potete notare sulla schermata, la visuale ostruita. Menichino, il guizzo, il cross del capitano che mantiene giocabile il pallone, la palla che attraversa quasi tutta l'area, no. Nel momento in cui Menichino ha crossato, il pallone ha varcato la riga di fondo, dunque il gioco era stato interrotto. Si ripartirà appunto da Bellarosa. Il lancio del portiere biancoverde, palla dalle parti di Gambino, lo scambio con il compagno, non combinano granché i due. Rimessa laterale in favore del Benevento, la rimessa di Menichino, la spizzata di Deli Carpini, la speranza di trovare un compagno pronto a raccogliere il pallone, non è così. Rimessa laterale per l'Avellino stavolta, Viscovo, palloni davanti, anticipato Conte, altra rimessa in favore degli Irpini, sempre con Viscovo, fallo commesso ai danni di Montanino, intervento piuttosto duro, calcio di punizione per il Benevento, fallo commesso da Gambino che viene anche richiamato dal direttore di gara, che ricordiamo è il signor Gianluca Grasso, appartenente alla non lontana sezione di Aiano Irpino. Triangolo geografico piuttosto corto, Prato la Serra, Aiano Irpino, Benevento. Praticamente anche il direttore di gara gioca in casa. Alfieri. Ancora Benevento. Altro lancio in avanti. Vertola non si è avveduto che alle sue spalle c'era un compagno. Ancora Villino. Non riesce ad avanzare Vertola. Ruba palla De Rosa. La sfera è uscita, messa in favore dell'Avellino, scavalcato Gambino, Delle Curti, Alfieri, va giù un calciatore giallorosso, lascia correre il direttore di gara, Gambino, la palla gli viene sottratta, la recupera, c'è Delle Curti che viene atterrato stavolta in maniera irregolare. Calcio di punizione per il Benevento, s'arrabbia Vertola, invitato alla calma dall'arbitro, si rialza Delle Curti. Quando siamo giunti al 20° minuto della prima frazione di gioco, reti inviolate qui a Prato la Serra tra Avellino e Benevento, match valido per la 14ª giornata del campionato nazionale Under 16 riservato alle formazioni di Serie A e di Serie B, raggruppamento C. L'Avellino sesto con 18 punti, prova l'aggancio al Benevento, quarto con 21. Batte Garofalo, palla in aria, sfera allontanata, occhio ad Alfieri, dalla distanza Alfieri, il tuffo di Bellarosa, c'è stata la deviazione, calcio d'angolo per il Benevento. No. Sembrava che il direttore di gara avesse assegnato il corner agli avellinesi, ma sono sfiorata Bellarosa, ma pregevole la conclusione della distanza di Alfieri, pregevole quanto pericolosa, palla al lato davvero di pochissimo, secondo tentativo dalla distanza per il Benevento. L'Avellino sinora non ha costruito granché sotto porta, atterrato Alfieri, giallo per Capitan Maresca che aveva già rischiato in precedenza, stavolta l'arbitro ha estratto il cartellino giallo. Calcio di punizione per il Benevento, il primo ammonito di questa partita, il capitano biancoverde Maresca. Grasso non ha potuto esimersi dal estrarre il giallo.
punizione per il Benevento. Dunque, la battuta di Montanino. Ciaravolo. Manovra il Benevento. Palla ancora per Ciaravolo. Il dribbling sull'avversario. Un secondo dribbling, un terzo dribbling. Azione tampureggiante di Ciaravolo. Alla fine però lascia partire un raso terra debole. Nessun problema per Bellarosa. Osservate come sia alto il pressing dei beneventani. Occhio all'azione di disturbo di Deli Carpini. Il colpo di testa di De Rosa. Benevento prova a prendere campo. Ma ora è l'Avellino a ripartire. Anticipato Zerlenga. Alfieri, pericoloso qualche minuto fa dalla distanza. Montanino. Ciaravolo. Ecco Deli Carpini, avanza, ci prova con il sinistro, conclusione respinta. Il tocco di Solimeno, rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Rimessa ancora una volta affidata a Lupoli. Agitata. Zerlenga. Conte. Il pallone filtra. Non passa però Gambino. Anzi no, trattasi di Maiello. Rimessa all'altezza della tre quarti in favore della squadra biancoverde. 24esimo del primo tempo. Sempre 0-0 tra biancoverdi e giallorossi al Modestino De Cicco di Prato la Serra. Rischia Maresca, il capitano è stato già ammonito, richiamo verbale, deve stare attento ora. Intanto l'arbitro ritiene che si debba procedere al cambio del pallone. Quello sinora utilizzato non è più ritenuto idoneo. Calcio di punizione per il Benevento. Dunque, semaforo giallo per Maresca. Richiamo verbale, davvero rischiato grosso. Il capitano biancoverde poteva recarsi anzitempo sotto la doccia, come si suol dire, e lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica. Quando ci sarebbe stato da giocare un'ora abbondante di partita. Ancora Benevento, sbaglia stavolta la formazione sannita, prova ad impostare Maiello, sbaglia pure lui. Ci riprova il Benevento, la progressione di Capitan Menichino, ancora Menichino, traccia un solco sul versante di destra, viene fermato all'alto numero 2 Viscovo. Rimessa laterale in favore del Benevento, 25esimo. È pronto Viscovo. Il palleggio del difensore biancoverde, scaltro nel portare a casa una rimessa laterale. Ecco Viscovo, palla per Gambino, all'interno ancora per Viscovo. Stavolta il sombrero non gli riesce, buon per lui che l'ultimo tocco è comunque di Delle Curti. Rimessa laterale in favore dell'Avellino. L'anticipo di Montanino. Incorre il pallone sempre il numero 5 giallorosso. Calcia Romano. Non trova il pallone il numero 10 Garofalo. Lupoli, contrastato da un avversario. Ancora Lupoli, perde palla. Si intestardisce in gemità di Lupoli. Attenzione alla progressione di Delle Carpini. Va giù l'attaccante del Benevento. Reclama il penalty. L'arbitro lo invita a rialzarsi, a non fare scena. Riparte l'Avellino. Gambino. Ancora Gambino. Perde palla Gambino. La sfera gli ritorna. Ancora una volta la perde. Delle Curti, una serie di imprecisioni, di passaggi approssimativi. Alla fine c'è rimessa laterale per il Benevento. Menichino con le mani,
di testa va a colpire Viscovo. Attenzione all'intervento di Deli Carpini, l'uscita di Bellarosa che respinge leggerezza bianco-verde, poi ci prova Garofalo dalla distanza. Che occasione per Deli Carpini al 27esimo minuto, ha raccolto un retropassaggio improvvido di un avversario, non è riuscito a scavalcare Bellarosa in uscita. Benevento vicinissimo al gol dell'1-0. Ora Zerlenga per i biancoverdi. E lui a commettere fallo secondo l'arbitro. Calcio di punizione per i giallorossi. De Rosa. Sempre Benevento. Attenzione al movimento di Garofalo che viene messo giù. L'arbitro tollera, sorvola, lascia correre. Non in questa circostanza, punizione per l'Avellino. Batterà Maresca, sinora unico ammonito del match. Batte il capitano, lo fa per vie orizzontali, sbaglia Viscovo, tradito anche dal rimbalzo. Ne approfitta delle curti per involarsi. Riceve in posizione regolare Menichino, palla bassa, anticipato di un soffio Deli Carpini. Questa in zona d'attacco il Benevento, fermato delle curti. Seguiamo questa azione di contropiede biancoverde. Gambino, serve il numero 11 Conte, ancora Conte, prova l'apertura, ma la sfera è raccolta dal beneventano Solimeno, respinge Lupoli. Maiello, sempre Maiello, deve guardarsi all'attacco di Pietro Luongo. Ultimo tocco è di Pietro Luongo, rimessa laterale in favore della squadra di casa. Maresca si allunga il pallone, glielo sottrae Alfieri, il netto vantaggio sugli avversari. Vertola che scaraventa nella metà campo avversario col sinistro del pallone. È stata commessa una irregolarità da parte di Gambino e calcio di punizione per il team allenato da Formisano. Deli Carpini ci prova, col corpo che spinge Trani. Ora Minchella, palla ancora per Trani. Sempre Avellino, Lupoli. Vertola, Maresca riesce a calciare, palla nettamente fuori dalla portata di Gambino, rimessa laterale per il Benevento. Quando siamo alla mezz'ora esatta della prima frazione di gioco, non si schioda lo 0-0 tra Avellino e Benevento. 10 minuti più eventuale recupero all'intervallo di questo derby che sta andando in scena a Prato La Serra all'andata 1-0 per il Benevento, partita che segnò la prima giornata di campionato, il primo impegno ufficiale della stagione regolare delle due squadre. Viscovo, Gambino, ancora Gambino, servito da Conte, rientra Gambino, il cross arcuato, la presa sicura di Romano, che ha scelto ultimamente i tempi dell'uscita. Pietro Luongo si allunga il pallone favorendo l'intervento di Trani, che sparacchia in maniera oratoriale. La palla termina tra le braccia di Romano. Montanino, Ciaravolo, Solimeno, palla ancora per Ciaravolo. Avanza il Benevento, può ripartire Gambino, serve Conte, ancora Conte, Viscovo, porta palla Viscovo, passaggio per capitan Maresca. Conte che è rimasto lì, rimasto basso, braccato Conte, si libera del pallone servendo Vertola, palla ancora per Vertola, servito stavolta da capitan Maresca.
deviazione in favo laterale da parte di Delle Curti. Rimessa laterale in favore dell'Avellino. Conte. Maresca, sbaglia Maresca. Conte di media, proteggendo con il corpo il pallone in maniera regolare. Fermato Conte. Intervento scorretto di Alfieri. Calcio di punizione per la squadra allenata da Gabriele Omobono. In due nei pressi del pallone si allontana Conte, dovrebbe battere Maresca. Dunque calcio piazzato affidato al capitano biancoverde. Punizione battuta, occhio all'incursione di Lupoli che non disdegna sortite lì in avanti e qualche volta ha trovato anche la via del gol. Intanto è rimasto a terra un calciatore biancoverde che sarà soccorso dal massaggiatore, anche se l'arbitro non è intervenuto. Si ripartirà da una rimessa dal fondo, non ha ravvisato scorrettezze il signor Gianluca Grasso, che a distanza ha dialogato con il suo collaboratore. Evidentemente l'impatto con il suolo è stato ritenuto del tutto fortuito. Ne approfitta per dissetarsi capitan Romano. Il massaggiatore ha terminato il suo lavoro. È Maiello, il calciatore infortunato, che deve lasciare almeno per qualche istante il rettangolo di gioco. Avellino in 10 e fuori Maiello. Vedremo se il numero 8 sarà in grado di continuare a giocare. Potrebbe aver ricevuto un colpo al polso della mano. Potrebbe essere caduto con il peso del suo corpo sull'arto. Intanto intervento rude su capitan Maresca. Stavolta a rischiare il giallo è il calciatore beneventano Pietro Lungo. Intanto si arrabbia Formisano, che viene richiamato alla calma sia dall'arbitro che dal guardaline. Incoraggiamento del tecnico beneventano ai suoi ragazzi, piuttosto arrabbiato Formisano. Intanto punizione per il team di casa. Viene invitato Maresca a posizionare la sfera sul punto esatto di battuta. È pronto il capitano dell'Avellino, il destro di Maresca, palla all'altezza della lunetta, anticipato Lupoli. C'è Gambino per l'Avellino, ancora Gambino, ci mette il piede destro Alfieri. Rimessa laterale in favore del team di casa. La battuta di Viscovo, palla ancora per Viscovo, provato a duettare con Conte. Rimessa laterale in favore del Benevento, osservate la discreta presenza di pubblico sulle gradinate dello stadio di Pietro Lasera. Lo si intuisce dal fatto che non hanno trovato posto sui gradoni e si sono sistemati sulla balaustra. Derby di richiamo che è Pietro Lasera. Pietro Lasera che è a metà strada tra i due capoluoghi di provincia. Da Bella Rosa il lancio di Maresca, palla troppo alta, irraggiungibile per Gambino. Messa laterale in favore del Benevento. C'è Montanino che la gira sulla sinistra per Ciaravolo. Solimeno, Ciaravolo, il sinistro di Ciaravolo. Il palleggio di Minchella. Alla fine Menichino per il Benevento. Il cross del capitano giallorosso, palla in aria. Il tocco di Trani giudicato del tutto involontario. Si è adagiato Bella Rosa.
e ha fatto suo il pallone. 37esimo, 3 minuti più recupero all'intervallo. Sempre parità tra Avellino e Benevento. Possiamo annotare due circostanze, entrambe beneventane per ciò che riguarda la pericolosità: la conclusione di Garofalo dalla distanza, ma soprattutto quella di Alfieri, sempre dalla lunga distanza. Un brivido per l'Avellino, la palla sul tiraccio del numero 4 è terminata di poco al lato. Garofalo invece aveva impegnato nella respinta Bellarosa. Ora il Benevento, Trani di testa, Minchella viene fermato, riparte il Benevento, accelera Alfieri, elemento interessante, si allunga il pallone, Pietrolungo, viene fermato Alfieri in maniera fallosa, giallo anche per Minchella. Due ammonizioni all'indirizzo dei calciatori biancoverdi, Zerlinga e Minchella. Batterà proprio Alfieri, palla posizionata all'interno del cerchio di centrocampo. Si guarda intorno Alfieri, e anche colui che ha subito fallo. Fallo che ha poi avuto come conseguenza l'ammonizione ai danni di Minchella. Ciaravolo, Solimeno, appoggio per Alfieri, siamo quasi all'altezza della tre quarti, avanza il Benevento, Garofalo all'interno della lunetta, viene fermato, fermato anche Alfieri, Conte, l'intervento di Montanino, si lotta proprio sotto la tribuna dell'impianto sportivo di Pato La Serra, rimessa con le mani in favore dell'Avellino. Fallo stavolta commesso dai beneventani su Conte, calcio di punizione per i padroni di casa, si spiegano, provano a chiarirsi Menichino e Conte, dialogo a distanza tra i due, ognuno ovviamente ha palesato le sue ragioni, il direttore di gara ha comunque dato ragione alla Avellinese assegnando il calcio di punizione ai biancoverdi. Ancora Maresca sul pallone, due uomini a comporre il muro difensivo, trattasi di Deli Carpini e Garofalo. Batte Maresca la solita traiettoria, la palla presa facilmente da Romano. C'è il duplice fischio del direttore di gara, non c'è recupero, termina qui il primo tempo, pochissime emozioni, Avellino e Benevento vanno a riposo sullo 0-0. Intanto ci sono screzi tra Deli Carpini e il numero 11 Conte. Fortunatamente tutto ritorna nell'alveo dell'ordinarietà, della calma. 0-0, a risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, ancora immagini che vi giungono dallo stadio Modestino De Cicco di Pato La Serra. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Benevento, valevole per la 14ª giornata del campionato nazionale Under 16, riservato alle società professionistiche di Serie A e di Serie B. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0,
Una prima frazione caratterizzata da poche emozioni, ne possiamo segnalare due, entrambe di marca beneventana. Vedremo se l'Avellino nel corso di questa seconda frazione di gioco riuscirà ad essere maggiormente incisiva, maggiormente pericolosa lì davanti. La formazione allenata da Gabriele Omobono ha davvero combinato poco ciò che riguarda le proiezioni offensive, qualcosina in più ha fatto il Benevento. Seguiamo la sortita di Garofalo, la palla in aria, la presa di Bellarossa, anziano che viene anticipato, ma c'è fallo sul portiere avellinese. Calcio di punizione che batterà lo stesso Bellarossa. Diamo per scontato che nel corso dell'intervallo non ci siano stati cambi e passiamo, anzi ce n'è uno, intravediamo il numero 20 Calvanico, un attaccante, vedremo al posto di chi. Allora vi leggiamo le distinte non tenendo conto delle sostituzioni. Allora l'Avellino schiera Bellarossa numero 1, numero 2 Viscovo, 3 Lupoli, 4 Minchella, 5 Trani, 6 Vertola, 7 Gambino, 8 Maiello, 9 Zerlenga, 10 Maresca, 11 Conte. In panchina Esposito, Vecchione, Lecce, Lecce, Di Martino, Senese, Battimelli, Fortunato, Calvanico, maglia numero 20 che è in campo, tra un po' vedremo al posto di chi. Allena l'Avellino il signor Gabriele Omobono. Il Benevento risponde con Romano numero 1, seguiamo questa sortita avellinese con Calvanico, palla in aria, prova a girarsi, il numero 9 Zerlenga, conclusione murata, respinta dalla difesa beneventana, rimessa all'altezza della tre quarti in favore dell'Avellino, è pronto Viscovo, appoggio per Conte, tiene palla Conte, all'indietro per Maresca, Maiello per l'Avellino, anche lui rimasto in campo, ancora Maresca che unitamente a Minchella è uno dei due calciatori ammoniti di questa partita. Zerlenga prova a crossare, Zerlenga, alla fine ci sarà calcio d'angolo per l'Avellino, occhio alla sortita in avanti di Lupoli, batterà il calcio d'angolo Maiello. Dalla destra calcerà il numero 8 di Omobono con la battuta del corner, l'anticipo sul primo palo di Trani, altra deviazione, altro calcio d'angolo, secondo tiro dalla biandirina di questa ripresa per l'Avellino, quando in questo momento è scoccato il terzo minuto di gioco. E sempre Maiello con la battuta del numero 8, Lupoli di testa, la presa di Romano sicura, inzuccata del difensore biancoverde, attento Romano tra i pali, conclusione piuttosto leggibile, lo scatto di Eli Curti che ha seminato Viscovo, poi nelle retrovie ha intercettato Vertola. Il calciatore sostituito dovrebbe essere il numero 7 Gambino. Nessun cambio tra le fila del Benevento, mister Formisano ha tenuto conto che la sua squadra gioca in trasferta, può essere sicuramente soddisfatto della prestazione sciorinata dai suoi ragazzi sinora. Alfieri, Menichino, intervento in scivolata di Minchella, ma la sfera è ancora preda dei beneventani sotto misura degli Carpini, piomba sul pallone, ha anticipato tutti l'attaccante del Benevento, ma la distanza ravvicinata ha calciato altissimo all'alzata in maniera eccessiva. Benevento comunque pericoloso ed è la prima azione degna di nota di marca beneventana nel corso di questa ripresa.
in precedenza c'era stata l'inzuccata di Lupoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo per ciò che riguarda l'Avellino, la presa sicura di Romano, inzuccata forte ma facilmente intercettabile del numero 3 biancoverde. Fuori dall'area intanto è costretto di piede Bellarosa a spedire il pallone in tribuna. Rimessa laterale in favore del Benevento con le mani Solimeno, il lancio dalla distanza di Ciaravolo, palla in aria, saltano in due, il pallone si avvia verso la bandierina, raccolto però da Viscovo, sbaglia Viscovo, è fortunato nel rimpallo, non nel secondo perché De Rosa lo anticipa dalla distanza, la traversa colpita da De Rosa, c'è stata una deviazione, vediamo, no, ci sarà semplice rimessa dal fondo, Legno colpito da De Rosa al quinto minuto della ripresa, violento destro dalla distanza, leggermente spostato verso destra, e la palla francobollato, la trasversale della porta difesa da Bellarosa, brivido per l'Avellino, Benevento vicino al gol dell'1-0, lo scambio con un compagno, ma Capitan Menichino non riesce a raggiungere il pallone, rimessa dal fondo, ha rischiato la squadra di casa, sul tiro dalla distanza di De Rosa. Tre chance per il Benevento dalla distanza, più una sottomisura per Delli Carpini, che non ha inquadrato lo specchio della porta, nel momento in cui si è avventato sul pallone. Allora la distinta beneventana, Romano tra i pali, numero 1, numero 2 Menichino, 3 Solimeno, 4 Alfieri, 5 Montanino, 6 Ciaravolo, 7 Delle Curti, 8 De Rosa, 9 Delli Carpini, 10 Garofalo, 11 Pietro Luongo. In panchina siedono Guerra, Bocchetti, Esposito, Andreozzi, Architravo, Tortora, Coccia, Romanelli e Ferraro. Allena Formisano, chiamato a dirigere il derby Avellino-Benevento, è Gianluca Grasso, appartenente alla sezione di Ariano Irpino, coadiuvato da Gino Passaro di Salerno e Stefano De Pascale di Nocera Inferiore. È la prima giornata del girone di ritorno, si riprende ad affilare le armi dopo la pausa natalizia, prima gara dell'anno solare 2018, nelle ultime sfide del 2017, una vittoria e un pareggio, l'Avellino ha avuto la meglio sul terreno amico dell'Ascoli per 2-1, il Benevento ha impattato in casa del Napoli per 3-3. Nel prossimo turno di campionato l'Avellino si recherà a far visita alla Ternana, il Benevento riceverà nell'antistadio del Ciro Vigorito, dove gioca la prima squadra, dove discena quest'anno la Serie A, il Benevento, ripetiamo, riceverà il Foggia. Menichino, l'anticipo di Minchella, il colpo di ginocchio di Zerlenga, la presa di Romano che non si è accontentato della rimessa dal fondo. È l'ottavo del secondo tempo, 0-0 tra Avellino e Benevento, da segnalare la traversa colpita al quinto minuto da De Rosa. È lo stesso De Rosa a mettere in moto i suoi. Appoggio per Alfieri, tra i migliori in campo nel corso del primo tempo, lo scatto di Menichino, il traversone impreciso, palla che è terminata sul fondo. Attende palla Bellarosa, abile a deviare una conclusione dalla distanza di Garofalo nel corso del primo tempo. Gioco fermo, immagine qui istantanea curiosa, Montanino aiuta Romano ad allacciare le scarpe, la palla sulla pacca sulla spalla,
Di Romano a ringraziare il compagno, sbaglia Lupoli, Pietrolungo, attenzione, riparte Maresca, Maiello fermato in maniera regolare, Benevento in azione con Garofalo, avanza il numero 10, appoggio sulla sinistra per Solimeno che riesce a crossare basso, palla sul fondo, potrebbe essere stato colpito il palo esterno da parte di Solimeno o in seconda battuta dal compagno, almeno questa è stata l'impressione a velocità normale. Benevento ancora pericoloso, siamo al decimo della ripresa, si resta sempre sullo 0-0. Stavolta rimessa laterale in favore dell'Avellino che può respirare. Lupoli serve Conte, messo giù, punizione. Sistema il pallone Conte, si allontana, lascia l'incombenza a Maiello. Si attende il fischio dell'arbitro. Parte Maiello, l'uscita sicura di Romano che ha mostrato sicurezza sulle traiettorie alte anche in precedenza, assoluto dominus dell'area di rigore, l'estremo difensore giallorosso, classe 2002. Accelera Garofalo, si accentra il destro di Garofalo, palla al lato, altro tentativo dalla distanza del numero 10 di Formisano, palla nettamente al lato, accompagnato con lo sguardo la fuoriuscita della sfera Bellarosa, è rimasto immobile quando ha intuito che quel pallone non avrebbe potuto far male, ma si rimette in moto Garofalo, pallone non filtra, palla ancora per Garofalo, attenzione, l'azione del Benevento diventa sempre più insistita, c'è il gol, Sannita che cade al 12° minuto del secondo tempo, dovrebbe essere stato Delli Carpini a siglare il gol dell'1-0, classica rete di Rapina, è stato bravo Delli Carpini a difendere il pallone e con un guizzo nello stretto si è girato e ha freddato Bellarosa, dunque il Benevento in vantaggio, la rete al 12° dell'attaccante Delli Carpini. La formazione sannita a nostro avviso è meritatamente in vantaggio da qualche minuto, dava l'impressione di premere maggiormente sull'acceleratore e dunque il Benevento sblocca lo 0-0. Delli Carpini porta avanti la sua squadra al 12°, gara in salita ora per l'Avellino che ha poco più di mezz'ora a disposizione per rimediare al gol subito. Vertola riesce a tamponare delle curti, ancora Vertola che vuole sfuggire all'avversario, sempre Vertola, alla fine delle curti commette fallo, calcio di punizione per la squadra irpina che ora è sotto di un gol. Si riparte da Maresca, ecco Zerlenga, fallo ai suoi danni commesso da Solimeno e calcio di punizione per i biancoverdi di Spinia, richiamo verbale per Zerlenga da parte del signor Gianluca Grasso, il quale ha ribadito attenzione a Calvanico, una rete stupenda, l'Avellino pareggia immediatamente con Calvanico al 14°, 1-1, il controllo stupendo del pallone da parte di Calvanico che quasi zittisce qualche critica. Avellino ha subito trovato la via del gol, ha subito pareggiato. Calvanico che riceve l'abbraccio anche di Bellarosa, ha corso apposta per complimentarsi con il compagno. Davvero pregevole il controllo del pallone da parte di Calvanico per l'1-1 dell'Avellino. Allarga il braccio sconsolato mister Formisano. Difesa beneventana colta di sorpresa.
Lampo Avellinese, gol del pareggio, dunque siamo nuovamente in parità 1-1. Botta e risposta tra Delli Carpini e Calvanico, che nel secondo tempo è subentrato a Maiello e il cambio ha dato ragione e come a mister Omobono. Dunque 1-1 tra Avellino e Benevento e match e soprattutto secondo tempo che si preannuncia ancora più emozionante della prima frazione di gioco. Occhio a Benevento, però va giù Solimeno, attenzione, calcio di rigore per il Benevento, il guizzo di Solimeno, d'ingenuità dei difensori biancoverdi e massima punizione accordata alla squadra ospite, che ha l'opportunità di riportarsi in vantaggio. Il suggerimento di Capitan Maresca al suo portiere, colpo di scena l'ennesimo di questa ripresa scoppiettante, pirotecnica. Ora il Benevento ha una grossissima chance, calcio di rigore battuto alla perfezione dal numero 8 De Rosa e la formazione giallorossa esulta nuovamente al 16esimo. Benevento nuovamente avanti 2-1 per i Sanniti, doccia gelata per ha trasformato Solimeno, ha portato in vantaggio nuovamente il Benevento direttamente dal dischetto. Doccia gelata per l'Avellino, nemmeno il tempo di gioire per il pareggio conseguito, che il Benevento si è riportato subito in avanti. Calcio di rigore accordato per l'atterramento in area dello stesso Solimeno. Adesso cambia Omobono, fuori Viscovo, tra gli altri dentro il numero 19 Fortunato. 3 reti nel giro di 4 minuti. L'1-0 firmato Delli Carpini, il pareggio dopo 2 minuti di Calvanico, dopo 1 minuto su calcio di rigore Solimeno porta avanti i giallorossi. Intanto abbandona il rettangolo di gioco l'attaccante Delli Carpini, autore del momentaneo 1-0. Un primo tempo avaro di emozioni, compensato da una ripresa sinora emozionante, intrisa di pathos. Maresca, Minchella, con calma Menichino, la respinta di Conte, Montanino gestisce, coglie però in controtempo il compagno, rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione biancoverde, che è costretta nuovamente ad andare a caccia della parità. Sbaglia tutto l'Avellino, rimessa laterale in favore dei giallorossi. Magnificato il pareggio di Calvanico. Gioca ancora fermo, è sempre il Benevento con Menichino. Di testa colpisce Zerlenga, Conte, Calvanico. Palla troppo lunga per Conte, non riesce il dai e vai tra i due. Con calma Romano va a raccogliere il pallone, rallenta palesemente le operazioni la portiere Sannita. Rimessa dal fondo, il Benevento ha trovato nuovamente il gol del vantaggio dopo aver subito la rete del pareggio da Calvanico. In 4 minuti 3 reti, 2 per il Benevento, 1 per l'Avellino e 1-2 a Modestino De Cicco di Prato La Serra. Solimeno ha provato a servire il compagno Cialavolo, c'è comunque rimessa laterale per i giallorossi. Lupoli ferma il neo entrato Ferraro. Rimessa per gli avellinesi.
Lupoli è pronto con le mani. Maiello. Ancora Maiello, che ha rischiato di subire un calcione dall'avversario. Ora Ciaravolo, palla rilanciata in avanti. Calvanico. Avellino ha gioito davvero pochissimo. Gioia effimera, perché dopo l'1-1 di Calvanico è giunto il gol del Benevento. Ancora i Sanniti, occhio a Garofalo, la respinta prodigiosa di Bellarosa in corner. È il minuto numero 20, il destro di Garofalo, la risposta pregevole di Bellarosa. Corner per il Benevento, vicino al gol del 3-1. Intervento super del portiere biancoverde, di testa colpisce Lupoli, ancora Lupoli che allunga con il capo, sempre Avellino. Prova l'azione di rimessa la squadra irpina, Marisca non riesce a tenere giocabile il pallone. Gesto d'intesa tra Marisca ed il compagno, rimessa laterale in favore del Benevento. Colpisce Maiello, c'è De Rosa, palla indietro per Romano. Benevento che va a caccia della sesta vittoria in campionato. L'Avellino ne ha vinte anch'esso 6, ma ne ha perse molte di più rispetto ai cugini, 7 contro le 2 beneventane. Marisca, dribbling Calvanico, Marisca ancora, e alla fine Romano s'avventa sulla sfera, s'arrabbia Marisca con il compagno reo, tra virgolette, di aver disturbato l'iniziativa del compagno. Rilancio di Romano, attenzione all'inserimento di Ferraro. Ferraro, il pallone non entra, alla fine Bellarosa riesce a far su il pallone, ha salvato sulla linea Vertola. Sembrava che Ferraro avesse subito fallo, ha resistito il numero 20 creando i presupposti per possibile gol del 3-1, ha salvato sulla linea di porta Vertola. È stato poco deciso, poco convinto Ferraro, poco letale nell'occasione. Numero 20 giallorosso, sarebbe stato il gol del 3-1, sarebbe stata la rete della sicurezza. L'Avellino rimane in partita, siamo al 23esimo, siamo oltre la metà della seconda frazione di gioco. Avellino 1, Benevento 2. La formazione biancoverde restituisce palla agli avversari. Minichino batterà la rimessa laterale. Di testa colpisce Minchella. L'allungo di Pietro Luongo, quasi un gioco di parole. Duello aereo tra il numero 19 Fortunato e Solimeno, che ha avuto il merito sull'1-1 di trasformare il calcio di rigore che ha ridato il nuovo vantaggio al Benevento. Palla ricacciata in avanti, rimessa laterale in favore dei padroni di casa, che stanno soccombendo nel derby con i cugini Sanniti per 2-1. Attenzione ancora a Ferraro, che si costruisce un'altra opportunità, eppure stavolta fallisce. Altra chance per Ferraro, il suo colpo col piede destro non trova lo specchio della porta.
abile il numero 20 a disorientare gli avversari. Poi non è stato preciso nella conclusione. Due occasioni nitide per il calciatore subentrato nel corso di questa ripresa. Si salva ancora l'Avellino, Ferraro grazie ancora gli avversari e li tiene così in partita. Intanto va giù un calciatore avellinese, anche vittima di crampi. L'aiuto di Minchella al compagno, anche il direttore di gara è andato a sincerarsi delle condizioni dell'atleta. Intanto approfittiamo della pausa per leggervi un po' il programma della 14ª giornata: Avellino Benevento, Foggia Ascoli, Frosinone Perugia, Napoli Ternana, Palermo Roma, Pescara Crotone e Salernitana Bari. Ancora crampi per il calciatore che è ancora disteso a terra. Stavolta è necessario l'intervento del massaggiatore Conte. Il calciatore bisognoso di cure. 2-1, ricordiamolo, il parziale qui a Prato La Serra. Ha aperto le marcature al 12esimo il beneventano Delli Carpini. Dopo 2 minuti ha pareggiato per l'Avellino Calvanico. Dopo 1 minuto Solimeno su calcio di rigore ha trafitto Bella Rosa per il 2-1, con cui il Benevento sta sbancando, sta espugnando il sintetico di Prato La Serra. Ricordiamo che all'andata finì 1-0 per i Sanniti. Probabilmente Conte non ce la fa, praticamente portato in braccio da Vertola. È necessario il cambio, speriamo che per Conte non si tratti di nulla di grave. Entrerà Di Martino, casacca numero 16. Ancora giù Conte. Calcio di punizione per l'Avellino, è pronto a battere il capitano Maresca. Batte Maresca, palla in aria, sfera allontanata. Va a raccoglierla il numero 9 Zerlinga. Calcio di punizione per il Benevento. È il 27esimo, 3 minuti allo scoccare della mezz'ora. Ci avviamo nella fase conclusiva del derby. Il Benevento è sempre avanti per 2-1. Il palleggio di Ferraro che sta creando scompiglio nella retroguardia erpina, anche in questo caso, perché riesce a conquistare un calcio di punizione da a posizione interessante. Nei pressi del pallone c'è Garofalo. Proverà lui. Scarpini azzurri, unitamente al numero 14, Esposito. Prende la mira Garofalo, batte con il destro, accompagna la fuoriuscita della sfera Bella Rosa, riparte l'Avellino. Maiello, Vertola, gran salvataggio su iniziativa di Ferraro. Vertola ha salvato l'Avellino dalla rete dell'1-3. Il suo intervento consente ai suoi ragazzi e ai suoi compagni di sperare di acciuffare i Sanniti. Occhio all'incursione di Garofalo, attenzione, ma il gioco è stato interrotto. Calcio di punizione per il team di casa. È stato colto in offside Garofalo. Riparte l'Avellino. Lancio in avanti, fa buona guardia a Menichino, che evita anche il corner. S'arrabbia Omobono con i suoi. Avete notato il balzo rabbioso del tecnico biancoverde. Pietro Luongo, piatto destro debole.
rilancio di Bellarosa. Lotta Calvanico, neutralizzato però. Ancora Benevento, Montanino. Sbaglia il numero 5, giallorosso, regalando la rimessa laterale ai suoi. I gesti di Omobono, agitatissimo in panchina, che invita i suoi a salire. Avellino troppo lungo agli occhi del suo tecnico. Si continua a giocare. Eloquente la mimica dell'arbitro nel dire no, 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 non c'è nulla. Si giochi. Ferraro si allunga il pallone, Maresca in qualche modo pure Trani. Va Bellarosa al rilancio. Maresca può ragionare, lancio in avanti. Lupoli in proiezione offensiva, ancora Lupoli. Deve vedersela con Solimeno, viene raddoppiato da Pietro Longo. Alla fine c'è rimessa dal fondo per il Benevento. Non è scappato Lupoli alla morsa degli avversari. Con calma Romano va a posizionare la sfera sul punto di battuta. Poco meno di 10 minuti più eventuale recupero al termine di questa partita, che vede il Benevento in vantaggio per 2-1. Uno spicchio di secondo tempo scoppiettante, 3 minuti e poco più con 3 reti. Seguiamo Maresca, ha intercettato il Benevento con il suo capitano Menichino, che avanza palla al piede per lo scatto di Garofalo, che è ancora in fuorigioco. Protesta Garofalo, non gli è mandato a dire al guardaline del signor Gianluca Grasso. Ricordiamo la terna arbitrale composta dall'arbitro appunto Gianluca Grasso, appartenente alla sezione di Lano Irpino, coadiuvato da Gino Passaro di Salerno e Stefano Di Pascale di Nocera Inferiore. Punizione per il Benevento, è pronto Solimeno con il sinistro, cambia gioco il numero 3. Sempre Ferraro a seminare scompiglio, avanza Ferraro, grande azione del numero 20, il destro di Ferraro per la terza rete del Benevento. Ferraro potrebbe chiudere qui i conti. Azione travolgente del numero 20, che in due precedenti occasioni aveva sfiorato la rete del 3-1, stavolta la sua caparbietà è stata premiata con il gol del 3-1, un destro potente che non ha lasciato scampo a Bellarosa, che probabilmente ha toccato il pallone, ma ciò non è bastato a fermare la traiettoria della sfera. Palla che si è insaccata per il 3-1 del Benevento al minuto numero 33. Davvero interessante questo Ferraro, è subentrato ed ha spaccato la partita con le sue incursioni, ha messo in crisi la difesa biancoverde. Gli Irpini hanno fatto fatica a contenerlo, e se per ben due volte aveva graziato gli avversari, stavolta è stato molto più lucido nel calciare a rete. L'azione se l'è costruita praticamente da solo, ha dribblato 2-3 calciatori, poi con freddezza ha mirato l'angolino basso alla destra di Bellarosa e ha siglato la rete del 3-1. Ora diventa ancora più difficile per l'Avellino, che se si esclude l'azione del gol con cui ha trovato il pari con Calvanico, non ha praticamente combinato nulla sotto porta. Ciò che rende pessimisti è che l'azione che ha condotto al gol Calvanico si trattasse di un fatto isolato, perché il Benevento non ha praticamente rischiato nulla, si è difeso con ordine. Romano, ecco Ferraro, colpo di testa di Vertola, palla
in fallo laterale. Doppio cambio per la squadra giallorossa. Doppio cambio, soprattutto doppio vantaggio. Out Garofalo e Pietrolungo. Calcetto nel sedere da parte del numero 14 Esposito. È chiaro che il gesto va interpretato come una sorta di complimento per la prestazione sciorinata dal numero 11 Sannita. Sul rettangolo di gioco ci sono gli atleti nati nell'anno 2002, non c'è nessun calciatore nato in un anno diverso. Avanza Lupoli, appoggio sulla destra per Fortunato, intervento pulito in scivolata di Solimeno. 36esimo, 4 minuti all'80esimo più eventuale recupero. Gara in salita per l'Avellino, che deve recuperare due reti. L'avanzata di De Rosa, l'ostruzione di Trani, Bella Rosa, Maresca, il rimpallo va giù, il capitano biancoverde. La rimessa è giallorossa. Adesso il numero 14 Esposito, palla per Andreozzi, la sfera filtra ma si perde sul fondo. La squadra sannita è vicina a conseguire la sua sesta vittoria in campionato. Vertola avanza, anticipato Zerlenga. 3-1 per il Benevento. Gli ultimi disperati assalti della formazione di casa, che dovrebbe trovare un gol in questo preciso istante per poi giocarsi il tutto per tutto e tentare la clamorosa rimonta. Palla in aria, corner per i biancoverdi. Non c'è tempo da perdere. Fortunato però lascia l'incombenza della battuta di un compagno. Pronto Maiello. Il tempo scorre. Batte Maiello, palla in aria. Calvanico, una seconda opportunità. Palla respinta. Ha allontanato Architravo. Minchella. Ha calciato Calvanico. La sua conclusione è stata murata, respinta da un difensore giallorosso. Poi ha spazzato l'area Architravo. Si resta sul 3-1 per il Benevento. Calvanico ha avuto l'opportunità di riaprire il match, di trovare uno spiraglio per la rimonta. Mancano 2 minuti più recupero al termine di questa partita. Ora Delle Curti, tra i pochi rimasti in campo, ancora Ferraro, attenzione al suo movimento, recupera su di lui Zerlenga. Fortunato di testa, ma l'ultimo tocco ci pare sia di un giallorosso. Sì, rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Maresca, il gioco è fermo. L'Avellino avanza con Trani, dribblato un avversario. Ma c'è il Benevento, va giù il numero 6 Ciaravolo, doppia ammonizione per Minchella e rientro anticipato negli spogliatoi. Poi c'è un rosso anche per il beneventano De Rosa, questa è una ammonizione stupida, è modo di vedere. Altro provvedimento disciplinare, stavolta ad essere espulso dovrebbe essere il numero 8 Rossi. Sì, espulso anche Rossi, si è improvvisamente incattivita la partita. Un derby tutto sommato corretto
sino a questo momento davvero un peccato, proprio sul bagnato per l'Avellino, già sotto di due reti ed ora in inferiorità numerica per la doppia espulsione combinata a Minchella e a Maiello, espulso De Rosa per il Benevento, ma bisogna anche ovviamente differenziare la cosa. Minchella è stato allontanato per somma di ammonizioni, invece Maiello e De Rosa hanno rimediato il rosso diretto per il gioco violento a palla lontana. L'arbitro ha punito il comportamento dei due espellendoli dal rettangolo di gioco e dunque sono 19 i calciatori in campo, siamo 10 contro 9, in 9 i padroni di casa ed in 10 il Benevento. E curiosamente, come le reti, abbiamo assistito a 3 espulsioni nel giro praticamente di un minuto. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi. Severissimo grasso con Maiello e De Rosa. La battuta del calcio di punizione, fermato Trani, Fortunato, avanza il numero 19 dell'Avellino, calcio di punizione per gli Irpini, piazzato, sarà battuto da Maresca, 42esimo, 2 minuti oltre l'80esimo, il Benevento conduce con un rassicurante 3-1, sballa completamente Maresca, si attende il triplice fischio e il Benevento, possiamo dire, espugna il Modestino dei Cicco di Prato la Serra in maniera meritata. Ha fatto molto molto di più dell'Avellino sul piano delle occasioni, anche al di là delle marcature. Reparto avanzato dell'Avellino davvero in giornata, no, quest'oggi. Parte la rete di Calvanico, non si ricordano interventi del portiere beneventano Romano. Ancora Calvanico, Avellino vuole chiudere con dignità questa partita. Avanza il Benevento con Architravo, palla sulla destra, Zerlenga beffato nel contrasto da Menichino, provato gioco di prestigio delle Curti, tentativo non riuscito, Lupoli, Maresca, ancora Maresca, le 4 reti a cui abbiamo assistito siglate tutte nel secondo tempo. Ammonito il numero 15 beneventano Andreozzi per fallo sull'avversario, che rimane anche vittima di crampi. Un'occhiata al numero di maglia da parte dell'arbitro. Andreozzi aiuta l'avversario ma non sfugge al cartellino giallo. Giù Maresca che si rialza e batte il calcio di punizione. 44esimo al nostro cronometro, il tempo regolamentare è scaduto da quasi 5 minuti, batte Maresca, palla in area, lascia scorrere sul fondo Romano, triplice fischio del signor Gianluca Grasso, il Benevento fa suo il derby, batte in trasferta Prato la Serra l'Avellino per 3-1.
Da Prato La Serra è tutto, prima scolese al commento, Alfonso Iannone alla telecamera, a risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.